Tutti noi, tante volte immagino, ci siamo sentiti davvero stanchi, stanchi morti, no? Di questo di dire non ce la faccio più. E a volte questa stanchezza può venire, non dico già di un lavoro esauriente che ci esige tanto sforzo, ma la stanchezza più dura è quella che viene magari da una difficoltà nelle nostre relazioni con il prossimo, la stanchezza di sentire che non ce la faccio più a sopportare questa o quella persona, il pericolo dell'insofferenza, del non sapere come trovare più vita nella relazione con le persone che ci stanno accanto, la stanchezza magari di fronte alla nostra vita di pietà, quando ci sentiamo secchi, e sentiamo che non serve a nulla restare in preghiera di fronte al tabernacolo. È questa la stanchezza di cui il Signore ci vuole liberare. E dice il Vangelo di Matteo, in quel tempo venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. L'unico modo di superare la stanchezza è andare da Gesù. Non ci sono altre formule. È vero che è importante fare, che ne so, una passeggiata in un giardino. È importante che bisogna trovare momenti di distacco della vita di lavoro quotidiana. Perciò il Signore ha comandato di rispettare un giorno di riposo ogni settimana. È importante vivere questi momenti così di riposo fisico. Ma è molto più importante trovare questo dialogo profondo con il Signore e raccontarle le cose che ci appesantiscono, raccontarle le nostre fatiche, raccontargli la nostra vita, e così troveremo pace. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Di fronte alla stanchezza, il Signore ci raccomanda queste due virtù: mitezza e umiltà. Tante volte la stanchezza è prodotto soltanto o della nostra superbia o del nostro desiderio di controllare tutto, e invece quando cerchiamo di essere così miti, persone che danno serenità, che danno pace, allora anche troveremo la pace per noi stessi e la potremo donare agli altri. Come farlo? Penso che sia molto importante trovare qualche momento di silenzio ogni giornata, trovare almeno 5 minuti per metterci in dialogo con il Signore e raccontargli la nostra vita, le nostre difficoltà quotidiane. Se non riesci a farlo a casa, fallo almeno quando vai di ritorno dal lavoro, lì fermati nell'autobus o camminando dove ti trovi e cerca di pensare a Gesù, raccontale le cose che ti sono state di peso durante la giornata e vedrai come il Signore viene a guarire la tua anima.